lo so, vi darò un colpo al cuore. Ciao gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo al supermercato a fare spesa. È domenica, ti tocca, c'è la tempesta, io non c'ho niente a casa, quindi questa volta vi facciamo vedere la nostra spesa mensile da Costco. Quello che noi compriamo veramente, perché da Costco si fa la spesa una volta al mese. Vi faremo vedere anche il peso, il prezzo e tutto, così almeno voi giudicherete e ci fate anche un confronto con i prezzi in Italia. In Italia, sì, perché noi è da un po' che non facciamo la spesa in Italia. Anzi, come coppia non l'abbiamo mai fatta, quindi i prezzi non li sappiamo bene. Entriamo. Oggi c'è una bruttissima tempesta. Costco ed entriamo. Da Costco c'è tutta una zona centrale che è piena di vestiti. E noi? E noi non la vediamo perché non ci servono, però ci sta Puma, Tommy Hilfiger. Ci sono tutte belle marche. Armor, Adidas. Sono marche importanti, Esatto. Al supermercato. Iniziamo con le mele, $9. Io prendo, ho preso il pane integrale per farci i toast. Poi la mattina inizio a mangiarmi il toast. Prezzo? $6 per 3 pacchi. E adesso prendo le banane sempre per i toast. Costo? $1.99 per un frasco di banane. Patate dolci per farci le zuppe che ci servono d'inverno, $5.99 per un sacco, $3.79 per 1,3 kg di roba, sono in tutto 12 pizzette, molto buone. Ho trovato dei kiwi giganti, 1,3 kg costano $7.99, che dici? Tantino, mi sa che ce li risparmiamo. Adesso Federica si sacrificherà per entrare lì dentro. Ma io ho una domanda, perché mi devo sacrificare sempre io? Perché sei coraggiosa. Vai, vai, sacrificati, perché fa freddissimo là dentro. È una sorta di frigo. Poverina, like per Fefe. Eccola. Allora, ho trovato. Vai. Per la gioia di mio marito, i cavoletti di Bruxelles. Prezzo di? $4.99 per un pacchetto di 908 grammi, quasi un chilo. Con le zucchine che avevo finite. Sono anche molto queste, piccole però. Sono queste che esistono, appunto. Queste pure costano $5 per 907. Pure queste sono piccole, vado a cercarle più forte, hai ragione. $4.99 per 680 grammi di funghi, che poi io taglio tutte a striscettine piccole, a fettine. E guarda che ci ho preso. Buoni questi. Sì, costano $4.99, anche tutto $4.99. Sono dei? Dei mirtilli, no? Si chiamano mirtilli? Sì, mirtilli. Mirtilli. Però questi sono tipici di qua. Che sono buonissime. Della Gaspesì, per essere. Gaspesì. Allora, ho trovato. Hai trovato dell'altro? Sì. Le carote che costano $7 per 2,27 kg. Le carotine, 3 mesi, altro che snack, capito? Gli spinacini che ci faccio le insalate. Costo di? $2.99 a pacchetto, quindi ne ho presi due. Purtroppo i pomodori costano tanto. Questi stanno $6.99 per 1,3 kg di pomodori rossi. A mani di burro. Sempre madonna, cazzo tutto. Per l'insalata e dei cetrioli sempre per le insalate, questi stanno $2.99 per 3 cetrioli giganti. E i peperoni? I peperoni con pollo. Oddio no, devi vedere che no, perché fanno solo. I peperoni vengono $7.99 per 6 peperoni, ma venite con me. Che hai trovato? Non lo so. Make me. You make me. Mi fai tu. Vedi, questa è una cosa proprio americana. Loro pensano che la pasta sia un accompagnamento, quindi un contorno, vedi? Ci puoi fare 4 piatti oppure 8 accompagnamenti, 8 contorni. E vi svelo un segreto, americani, la pasta non è un contorno. Scioccante. Passiamo alla ciccia adesso. Macinato di tacchino, questi sono un botto. 2 kg di macinato di tacchino e costa $19. Pollo,
Prezzo? $26.35 per un pacchetto di 2,198 kg. Che hai trovato? Ho trovato uno sconto sulla carne macinata di vitella. E poi se è buona ci posso fare i polpettoni. Di quasi 2 kg e lo paghiamo $13. Stavo togliendo i $3 di sconto matematico. Abbiamo trovato il tiramisù prodotto in Italia. Sembra molto invitante. E che c'è scritto? Sembra molto invitante, le sa? Invitante, ma siamo a dieta. Costa 10,49. 10,49, cioè, per 6 vaschette. Non hai detto che stiamo a dieta? Sì. Non si prende. No, ma soprattutto ho detto che te lo faccio io al massimo. Abbiamo preso dei tortellini, 2 pacchi da 750 grammi, $10. 9,99. $10. Adesso sta scegliendo quello che gli piace di più, perché non deve avere molto grasso. Guarda, guarda. Guarda come spulcia. Viene $9. Buono. Questo lo prendiamo sempre, è molto buono. Bello. Un cane da prosciutto. 2 mega pacchi di hummus da 565 grammi l'uno, quindi un chilo di hummus $6.99. Lo so, vi darò un colpo al cuore. Però questa è l'unica mozzarella che c'è stata per fare la pizza, purtroppo. 2,5 kg di mozzarellissima. Mozzarellissimo saputo per la pizza a $27, costa un botto. E noi che cosa ci facciamo? Solo esclusivamente la pizza, perdonatemi, lo so, però questa. 2 mega pacchi di Philadelphia da 500 grammi, quindi un chilo di Philadelphia, $9.99. 24 yogurt da 100 grammi, tutti i gusti di frutta, $6. Wow. Sono molto buoni questi. Molto buoni. Merenda. E poi 0 calorie. E per i buon gustai, mega confezione di clamato. Fai un party con del buonissimo clamato in offerta per te. 4 pacchi da 500, quindi in tutto 2 kg di broccoli congelati a $9.99. 2,5 kg di pisellini, $9.99. Tu te lo ricordi il sorbetto quando vai al ristorante con i tuoi genitori, anni 90, dentro al limone o dentro al cocco? Vi prego ragazzi, ditemi che ve lo ricordate. Siamo a febbraio e qua è già tempo di Pasqua. Che taglia di ovetto è questa? Perché per me questo è un ovetto Kinder sorpresa, cioè mini. Una bambina riceve questo ovetto è triste. Sì, da dietro a Roma, in Italia dico. Qua invece è considerato maxi, gigante. Come fa a essere gigante? Cioè io me lo ricordo il Kinder Maxi gigante, è così grosso. Cioè, no vabbè, così grosso, dai. Ma che cacchio è? Però se volete c'è la famiglia dei coniglietti. Che carino! Quanto costano? $18 per 4 coniglietti. Ma che non ne faccio a meno dei coniglietti? No, ma poi al latte, a noi ci piace quello fondente. Pogo. 1,22 kg di cornflakes, quelli semplici proprio base, $6.99. La rapa rossa, $4.99 per 2 confezioni da 7,50 ml. Buona per le insalate. Sono le ultime, le hanno levate. Che Ale, cos'è? La pasta da Monti. 6 da 680 ml e vengono $7.99. E ne prendiamo 4, sei contento? 12 barattoli di ceci, $8.99. Lo rimetto. Che bei capelli. Chi te li ha tagliati? La Marta. Alessandro non c'è, prendo il mio snack preferito. Cocco essiccato, 800 grammi, $7.99, buonissimo, una merenda eccezionale, lo consiglio a tutti. Che hai trovato? Questi piacciono anche a te. Ma questi sono, però sono salati, eh. $8 per 1,35 kg. Va bene. Io cambierei con questo. Va bene. Carrello strapieno. Siamo arrivati all'ultimo settore, quindi ci serve il dentifricio. Ho scelto la marca Crest. 12,49 per 5 pacchi da 170 ml. Buono! Spesa conclusa, ci accingiamo alle note dolenti, tocca pagare. E stavolta pagheremo tanto, già te lo dico perché ho preso tanta roba, sì. Per fare la spesa da Costco bisogna essere membri e la carta che abbiamo noi è quella nera che costa $120 all'anno, però poi ti mandano l'1% di quello che spendi
come specie di rimborso sia per il cibo che per la benzina. È un allenamento questo? Sì, tostissimo, eh? Vai, Ale! Tiriamo le somme di questa spesa mensile. Sì, diciamo che ci sono delle cose che ovviamente rimarranno nel nostro freezer per più tempo di un mese. Ad esempio, non lo so, la carne, alcune cose rimangono per più tempo. Come il dentifricio. Il dentifricio è un anno che non lo compravamo. E il sugo, ovviamente, l'ho comprato per un esercito. Molte cose ce l'avevamo già a casa, come la pasta, l'olio, il sale. Ah beh, certo, non è che ho comprato tutto da zero. Quindi quelle cose ci stavano già. E abbiamo speso? $328, vi facciamo la conversione. Non è andata malissimo, eh? No, beh, oddio, spendiamo tanto. Sempre su quella cifra. All'incirca $300. Ci sono altre cose come il latte, esatto, le uova. Le compriamo settimanalmente, come il latte, certo. Ogni settimana dobbiamo andare a comprarlo. Deve essere fresco. Quindi niente, li salutiamo i nostri amici. Cioè, mi raccomando, se volete far parte di questa community che sta diventando numerosissima. Grazie, siete proprio tanti. Gente tutta simpatica. Ci divertite e ci divertiamo con voi. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto questo vlog al supermercato, dove vi abbiamo fatto vedere cosa compriamo. La nostra spesa mensile. Qualcosa strana c'era però, come la pasta make me. You make me. E noi ci rivediamo al prossimo video. E sarà prestissimo e sarà un video meraviglioso. Prima o poi smetterà di nevicare. Perché qua non saremo più, siamo pieni di neve, metri su metri su metri. Speriamo di andare a casa. Diteci anche se qualche prezzo vi è sembrato eccessivo rispetto all'Italia. Eh certo, fatelo sapere. Fatecelo sapere nei commenti. Ciao! Vado io! Vai, vai tu! Ce l'ho fatta? È cascato tutto!